Allora, questa è l'introduzione del video di oggi, ma in realtà la sto registrando dopo che ho registrato tutto il video. Perché? Perché l'idea era quella di mostrarvi 5 cose che non ci sono in Italia. Però poi alla fine ho visto che con 3 il video veniva già abbastanza lungo, quindi il video sarà dedicato a 3 cose che io penso che nel 2020 ancora non ci sono in Italia. E niente, invece, se sono arrivati in Italia in questi anni che io sono mancato dall'Italia, fatemi sapere. Niente, ditemi se vi piacciono, se le vorreste avere queste cose in Italia, se secondo voi le ritenete utili oppure no. E adesso guido e vado al primo punto. Ho acceso tanti cristalli. Ehi, ancora. Allora, la prima cosa che vi mostro che non avete in Italia è andare in banca, ma stando dalla macchina, quindi drive-thru banca, e come proprio uno sportello, non sto parlando di ATM, di banco, ma proprio farò dei 2 versamenti, quindi vi faccio vedere come funziona la banca in drive-thru, modalità drive-thru. Adesso giro la telecamera, c'è coda, c'ho 2 macchine davanti, aspettate che giro. Ecco qua la banca, sono in coda, c'ho 2 macchine davanti, vedete c'è il semaforo verde che è quello aperto, l'altezza 9 piedi e 8, lì vediamo se riesco a inquadrarlo già, vedete quel tubo bianco, è il tubo pneumatico dove si mette dentro la capsula con l'operazione che bisogna fare, gli si spedisce. Adesso appena mi avvicino vi faccio vedere. Eccoci qua, allora qua c'è la capsula, c'è lo schermo, capsula, la prendiamo, adesso l'apro e gli metto dentro quello che devo versare. Tac. Semplicissimo, metto qua, chiudo così, metto qua dentro e poi schiaccio il bottone, tac, adesso si chiude lo sportello. Ah, velocissimo, viene spedita, dice rumore là, adesso devo zoomare, c'è la cassiera. Hello, deposit, thank you. E quando finisce mi rimanderà indietro la capsula, ovviamente passa sopra il tetto, passa qua sopra, non si vede, arriva da lì. Arriverà la capsula con dentro la ricevuta, io apro qua, ci sono 2 bottoni per mandare e qua per chiamare se c'ho bisogno. Niente, aspettiamo la capsula di ritorno. Sta arrivando la capsula, è arrivata. Adesso aspetto che si apre, prendo le ricevute che sono dentro qua, ricevute. Allora, che primo piano. Allora, il versamento l'ho fatto, è stato velocissimo, vedete 2 minuti, e in questo momento di pandemico è anche ottimo perché non devi entrare in banca, quindi non devi condividere spazi con nessuno, con la cassiera, non tocchi niente, a parte la capsula. E niente, adesso vado alla ricerca della seconda cosa che non avete in Italia. E appena la trovo mi fermo, la filmo e ve la faccio vedere, ve la spiego questa cosetta molto utile e semplice che però non so come mai in Italia non c'è. A presto. C'è tanto sole, però ho trovato la seconda cosa e adesso ve la faccio vedere qua. Ce n'è una, 2, 3, 3 ce n'è di queste cose qua. Niente, adesso vi giro la telecamera e vi faccio vedere. Praticamente l'aletta o la bandierina, non so come si può, volete chiamarla. Allora, aspetta che giro la telecamera. Eccola qua, l'aletta o la bandierina sulle caselle della posta. Cosa che in Italia non c'è. Cosa serve praticamente questa aletta? Vedete che si tira su. Trac. Qua è un po' sbiadita. Tac. Praticamente questa cosa serve? Serve al postino che quando porta la posta... Aspettate che giro così mi riprendo io, tanto se no brutta l'immagine, sono un po' più bello di questa cassetta arrugginita. C'è un po' di vento. Ho dovuto salire in macchina perché era troppo ventilato, quindi veniva un po' disturbato l'audio così. Quindi, aletta o bandierina, solitamente di colore rosso, cosa serve? Utilissimo, praticamente quando avete da spedire un qualcosa che sta all'interno della casella della posta, non serve andare in posta, ma basta metterlo
dentro alla cassetta, alzare la bandierina, e il postino sa che nel suo giro giornaliero, se c'ha la letta alzata, ha qualcosa da prelevare e portare in posta per spedire per voi. Quindi il postino ha una doppia utilità: oltre a portarti la posta che la gente ti manda, preleva anche la posta che tu vuoi spedire. Ovviamente, se hai delle cose particolari da spedire, tocca andare in posta. Ed è anche vero che in qualche posto nella città ci sono le caselle di posta da spedire, come ci sono in Italia, però sono usate pochissimo, ovviamente, perché c'è questa comodità. Oh, guardate cosa c'è in vendita, aspetta. Non è in vendita, è in affitto. Guardate. Trimacchina, tac, una triruote macchina. Faccio l'incidente. Tac. Tornando al postino, no? Che è il postino che bussa sempre due volte. Qua non bussa il postino. Comunque, questo c'ha il postino ha la doppia utilità, quindi porta la posta che ti spediscono e la riportano via. Se invece vivi in condominio o in un complesso come vivo io, ovviamente le buche delle lettere sono come in Italia, nei condomini non sono tutte insieme, quindi non c'è la letta, ma c'è una buca delle lettere dedicata per quello che viene spedito. Quindi tutti gli inquilini della palazzina o del complesso, se hanno della posta da spedire, la imbucano, e il postino, quando viene, praticamente apre, c'è uno sportello, no? Apre tutte contemporaneamente le buche delle lettere e posiziona quelle che sono da consegnare e preleva quelle che sono da mandare via. Solitamente sì, nelle buche delle lettere non c'è come in Italia il buco, la fessura dove il postino mette la buca, la lettera, ma praticamente il postino ha la chiave in queste cose qua, dove apre tutta la parete e quindi le posiziona. Non le imbuca, le posiziona. Niente, adesso sto guidando per portarvi a vedere la terza cosa che non avete in Italia. Vi porto da Walmart. Ovviamente avete Walmart, ma è una cosa che c'è all'interno di Walmart e in tutti i supermercati americani. Devo andare a fare il refill dell'acqua e però vi faccio vedere una cosa che in Italia, almeno quando ero io in Italia, non c'era. Come la cosa della posta penso che non ci sia ancora adesso, e penso che anche la banca non ci sia ancora adesso, però io vi faccio vedere cose che quando io ero in Italia non c'erano. Niente, adesso guido ancora due minuti e sono arrivato da Walmart. Allora, intanto che riempio l'acqua è nel reparto carta igienica che è tornata sugli scaffali americani dopo l'assalto della carta igienica è tornata. Quanto costa? 12,97 questa qui. Questa pulisce meglio. Eccomi qua, dopo aver fatto il refill dell'acqua, vi porto a vedere questa cosa qua, si inizia a vedere magari anche le mie spalle, la patatina, ragazzi. Voi in Italia non ce l'avete una corsia dedicata alla patatina. Aspetta che giro la telecamera e vi faccio vedere, perché ce n'è per tutti i gusti. Ce n'è salate, croccanti, formaggiose. Aspettate che giro, vi faccio vedere. Qua una bella visuale su tutte le patatine per tutti i gusti, piccanti, salate, con l'aglio, con la cipolla, con la sour cream. Poi qua ovviamente ci sono anche tutte le salsine dove mettere le patatine. Qua ci sono anche le nuts, tra l'altro. Quindi una corsia completamente dedicata alle patatine. Dall'altra parte ci sono anche i popcorn e i salatini. Qua ci sono le Pringles, i tubi di patatine. Qua cosa che c'è? Crunch and Munch. E poi cosa avete? Solte, aceto, jalapeno, che sono le pretzel, 82 centesimi, un paccone gigante, te lo tirano dietro.
poi da questa parte qua ci sono proprio le altre patatine. $2,98. Ah, queste qua sono quelle formaggiose che vi dicevo. Quelle formaggiose, quelle piccanti. Guardiamo se trovo quelle che mangio io ogni tanto, eh. Dove sono quelle che mangio io ogni tanto? Non ci sono qua. Non ci sono. Quelle, allora, pickle al lime, al limone. Come vedete c'è di tutto, una corsia completa, vedete tutta la corsia. Queste sono tutte patatine, popcorn e salatini. Tra l'altro, essendo Halloween, vi faccio vedere anche questa cosa qua, c'è un'altra corsia dedicata alle caramelle per Halloween. Queste sono tutte, ragazze, caramelle, cioccolati, cioccolatini, tutte porcherie di zucchero per Halloween. Cose che comunque penso che ancora oggi in Italia non siano possibili da vedere, a meno che, se non va, che non si va in un negozio dedicato. Quindi ci sono 20 corsie e c'è tutte queste schifezze qua. No, niente, se vado a comprarmi, dopo aver fatto l'acqua, vado a comprarmi anche l'acqua quella con i gusti. Ma tutte le bibite, niente, dai, continuo a fare la mia spesetta. E comunque tutto questo era per chiedervi, ma a voi che patata vi piace? Ciao! Alright, ragazzi, ho finito il video, ragazzi, mettete il like, iscrivetevi al canale, che se fate i bravi. Adesso devo andare a pagare l'affitto, tra l'altro, mannaggia. Il prossimo video vi dirò quanto costa affittare un appartamento a Houston nel 2020 e vi farò fare un tour del mio appartamento, così per rendervi conto di quanto costa vivere qua. Però prima dovete mettere il like e dovete mettere il like. Cosa mettiamo? Mettiamo il like e poi condividete e iscrivetevi. Grazie ragazzi, oh, che bel cielo che c'ha Houston oggi con alle spalle un Walmart, ma che belle nuvole però, eh. Un abbraccio a tutti, al prossimo video. Quanto costa affittare un appartamento in America nel 2020?